Questi due pini, mi raccontava Nazarian, era una domenica, io ragazzino, mi raccontava che questi due pini, che sono sempre di qua, erano per lui la rappresentazione delle colonne del Tempio di Salomone, per cui voleva dire, e lo diceva sempre chiaramente, che questo è un luogo sacro. Nora Rax, un villaggio nato alle porte di Bari nel 1926 per iniziativa del grande poeta armeno Rahn Nazarians, in cui furono accolti centinaia di profughi armeni scampati ai massacri dei turchi. Queste preziose immagini, ritrovate negli archivi delle Tekerai, risalgono al 1956. Documentano le attività quotidiane di educazione, di lavoro e di preghiera che hanno caratterizzato l'intensa vita del villaggio sino agli anni 60. Signor Timurian, questo è quello che resta oggi del villaggio armeno Nora Rax, che 90 anni fa accolse anche i suoi genitori. Questo è quello che resta della, diciamo, la pietra miliare. Di qua è partito tutto, perché questa era una costruzione dedicata al poeta Rahn Nazarian, dove lui ha vissuto, dove scriveva. Lui qui riuniva i bambini. Non solo gli adulti, ma soprattutto i bambini, perché ai bambini voleva trasferire una sofferenza subita da parte del popolo armeno, ma raccontata con parole di amore, non di odio. Oggi a custodire i luoghi di quell'esperienza eccezionale sono rimaste le suore clarisse francescane del Santissimo Sacramento, presenti a Nora Rax sin dal 1946. Ecco, vedete, qui sorgeva la cappella degli armeni dove avvenivano le celebrazioni religiose, quindi prime comunioni, matrimoni, processioni. Fungeva da parrocchia vera e propria. Sì, fungeva da parrocchia, la parrocchia del Sacro Cuore a motivo del rosone qui che vedete. L'elemento religioso è stato importante per questa comunità? Certo, perché noi siamo state chiamate proprio per questo motivo, per accogliere e soprattutto per dedicarci all'educazione della comunità armena. Nora Rax è stato il primo episodio di accoglienza in Italia, un tema ovviamente estremamente molto attuale, e probabilmente anche, cioè in Puglia e in Italia, ed è stato anche però un progetto di integrazione riuscito, perché chi venne qui non era solo un profugo, ma era anche un operaio specializzato che partecipò, fabbricando tappeti, alla vita economica della città. E Nazarians, di par suo, da intellettuale, non era solo un profugo quindi, influenzò moltissimo la vita culturale della nostra città. Poi mostriamo ai nostri interlocutori le immagini del 56, purtroppo prive di audio, ritrovate nelle Tekerai. Ecco, questo è l'ingresso, questa è la costruzione. Tu te la ricordi proprio così, vero? Sì, delle suore. E questa è una mia zia che si chiama Siranush, è sorella di mio padre. Ecco, Nazarians. Le uniche immagini in movimento di Nazarians, l'unica intervista forse mai fatta, anzi penso sia l'unica. È un'emozione vederlo, ed è veramente, mentre mostra il suo grande canto della cosmica tragedia, cioè l'opera per la quale fu candidato al Nobel, è veramente, questo è un documento preziosissimo, sia per Nora Rax che per Nazarians, che tesseva altre cose, tesseva cultura. E anche se qui alla fine della sua vita mancano 7-8 anni alla sua morte. Comunque noi ringraziamo la RAI per questa, molto, davvero, sì. Per questo prodotto, diciamo, per questa pellicola che si è riuscita a conservare e salvare. E importante anche tramandare la memoria. Certo, questo serve tramandare. Oltre che tramandare il video, bisogna fare in modo di tramandare la storia scritta da Nazarian, che sono delle poesie, sono delle storie incredibili che si riferiscono a tutta l'umanità. Tu sapessi, fratello, com'è triste l'essere soli al mondo, soli vivere e senza focolare, ovunque esiliati, sapendo vana ogni ribellione e vana ogni preghiera. Senza pace, senza destino, e cantare nella dignità della propria pena, cantare per l'infinito, cantare per le stelle, senza chiedere agli uomini ascolto.